in collaborazione con... Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Noi i conti li facciamo con la realtà che ci circonda, l'entusiasmo e il futuro delle nuove generazioni, i progetti dei giovani e la vitalità dei meno giovani, lo sviluppo del territorio e della sua economia. Per noi che non siamo un'isola, comprendere viene prima di vendere. Conad, persone oltre le cose. Siamo alla seconda serata del Festival di Sanremo. C'è grande attesa per stasera, dove si esibiranno 10 tra i big che si sono già esibiti ieri e poi 4 tra i giovani della categoria Nuove Proposte. Le votazioni avverranno col sistema misto, dal pubblico tramite televoto, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa. Ma intanto è stato fatto il punto oggi sull'andamento della serata di ieri. Il debutto di Baglioni, Favino e Unziker è stato seguito da 11 milioni e 600 mila spettatori, con uno share del 52,1%, quasi 2 punti in più rispetto all'edizione 2017. È il record degli ultimi 13 anni, dal 2005 non si registravano dati del genere. Grande partenza anche sui social, con 6 milioni di interazioni complessive su Facebook, Instagram e Twitter, un record assoluto per un evento TV in Italia. Ma sentiamo adesso come ha commentato questo importante risultato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Un saluto veloce, ma soprattutto molto saluto veramente di felicità. Voglio dire, i dati che siamo venuti a conoscenza stamattina sicuramente fanno bene alla città, fanno bene a questo festival e fanno bene a questo rapporto RAI e Comune di Sanremo. Intanto io volevo fare veramente i complimenti ai tre conduttori, perché ieri sera siete stati fantastici, a partire da Claudio Baglioni, a Michele Unziker, a Pierfrancesco Favino, che veramente avete fatto, non ho parole per descrivere l'eleganza di Michelle, la bravura di Claudio e soprattutto la grande professionalità anche di Pierfrancesco, davvero. Grazie. Ottima prestazione. E anche un ringraziamento all'orchestra, che secondo me era tutto, non l'avevo mai vista vestita di bianco ed era sicuramente, stava benissimo, ma soprattutto molto bravi. E vorrei anche ricordare i professori dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che sono per noi è un orgoglio, è un grandissimo orgoglio riuscire ancora oggi come Comune di Sanremo comunque a gestire sia sull'aspetto finanziario a portare avanti un'orchestra sinfonica. Dunque è un aspetto importante che mi fa piacere sottolineare in questa conferenza stampa. Stasera parte la gara con i giovani, ragazzi che arrivano da Sanremo Giovani e da Aria Sanremo, dunque veramente un grande abbraccio a tutti loro e sicuramente per questa prima esibizione dal palco del Festival di Sanremo. E mi sembra che anche ci sia questa sera la presenza di Pippo Baudo, e cosa dire, dopo 50 anni del suo esordio dal palco, un ringraziamento da parte della città di Sanremo anche a lui per tutto quello che ha fatto per la nostra città. Un risultato eccellente dunque, mentre la giornata si apre con il caso scoppiato poco dopo la fine della prima parte del festival, l'accusa di plagio per Non mi avete fatto niente, brano portato in scena da Ermal Meta e Fabrizio Moro, troppo somigliante a Silenzio, canzone presentata sempre a Sanremo nel 2016 tra le Nuove Proposte. Scoppia il caso, ma per il momento non ci sarebbe rischio di squalifica. Non si può parlare di plagio perché l'autore aveva dichiarato di rielaborare un suo brano nei termini previsti dalla legge e dal regolamento, spiegano dall'organizzazione. Il regolamento prevede la possibilità di campionare o utilizzare stralci purché entro un limite del 30%. Paradossalmente avrebbero potuto riprenderla quasi tutta. E comunque, aggiungono, la RAI sta facendo tutti gli accertamenti e il caso si valuterà. Ma sentiamo adesso il commento della serata di ieri da parte di Baglioni, Favino e Michele Unziker. Già concludere un debutto è già un grande risultato, perché inutile nascondere insomma alcune ansie della vigilia, che peraltro insomma devo dire anche a detta di molti degli addetti ai lavori che erano dietro le quinte e che hanno fatto tante rassegne, tanti numeri, tante edizioni del Festival di Sanremo, dicevano non avevamo mai visto un'aria così tranquilla, rilassata, divertita anche nel dietro le quinte. Quindi questo ci ha rasserenato molto e portato forse anche a divertirci, cosa che io temevo non potesse essere una pratica assolutamente estranea al Festival di Sanremo, cioè tutti lo dipingevano come il luogo del terrore puro, e tanti ne stanno alla larga proprio per questo motivo, insomma, quindi è diventato mitico anche
per essere un mostro che spaventa. Noi eravamo, vi dico, insomma, veramente molto soddisfatti anche ieri sera per come erano andate le cose, per aver contenuto gli incidenti di percorso, perché le canzoni sono state, a mio parere, rispettate nella loro dignità. Sicuramente alla fine del festival anch'io avrò una mia personale, ognuno ha poi una sua personale graduatoria in termini di emozione, di validità. Io poi, insomma, ho il difetto, come tutti quelli che fanno lo stesso mestiere, di valutare le cose in maniera un po' schizofrenica, nel senso che da una parte mi faccio prendere dall'emozione e dall'altra però anche dall'idea di vivisezionare un brano per vedere se tecnicamente è scritto bene, se chi l'ha scritto oltre al cuore ci ha messo anche la sapienza, insomma, anche la capacità di dare il segno del proprio mestiere, di dare valore alla propria bravura. Io sono estremamente felice, è inutile dirlo, perché ovviamente alla mattina si aspetta anche il dato, anche se davvero ieri sera eravamo già molto contenti, perché c'è proprio un senso di squadra molto forte dietro le quinte, durante le prove, e anche con Duccio Forzano io lo ringrazio tanto, perché c'è proprio sintonia, ho visto delle immagini bellissime. No, sono davvero molto emozionata, anche perché ho visto che il fiore è stato messo da tanti artisti sul palco, il messaggio sta passando, e non so cos'altro dire, sono davvero molto molto contenta che... E poi rimaniamo concentrati, perché adesso abbiamo ancora un bel po' di serate davanti a noi. E... possiamo dire, con un gioco felice che tanto piace a Favino quando dico queste fesserie, che il dato è tratto. Ecco. Il tenero Giacomo è tornato. Io sono entrato cubista, c'avevo una ghianda di tensione qua e l'altra qua, gli occhi. Poi però dopo, grazie al divertimento che auspicavo che arrivasse, insomma, tutto si è sciolto. Ed era bello guardarla da fuori questa cosa. Cioè, c'è stato un momento in cui, pur dovendo entrare in scena, era bello far parte di questa cosa, come è bello far parte di uno spettacolo. Io penso che sia stato un bello spettacolo ieri, ovviamente siamo contentissimi. Io non sono abituato a guardare i numeri, ma più alla soddisfazione personale, e penso che questa poi sia quella che crea i numeri, però magari posso sbagliarmi. Ma io mi sono molto divertito, spero di continuare, e come diceva Michel, non bisogna abbassare la guardia, anzi possibilmente fare meglio, speriamo che questo avvenga. Ah no, tra l'altro non so i vostri parenti come hanno reagito, però io ad esempio ho una mamma molto severa, no? Che guarda raramente le mie cose, tipo Striscia, le cose che faccio non le guarda più ormai, e quando le guarda non fa commenti, e invece stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: Michelle, io devo veramente dire che questo festival io l'ho guardato fino alla fine, ma non per te, per Claudia e Pier Francesco, anche perché le canzoni erano veramente belle, molto, fino alla fine l'ha guardato, e quindi... Ma voi vi parlate così? Sì. Sì, sì, lei parla un po' così, è il generale Ineke, ma comunque è importante, sono i dati importanti quando una signora di 75 anni sta fino alla fine del festival a guardarlo perché lo gradisce. Cuore di mamma. No, lei no. Luca Barbarossa è il primo tra i 20 Big in gara ad incontrare i giornalisti nella sala stampa Roof dell'Ariston. Il cantautore gareggia con un brano in dialetto romano, Passame e sale, premiato come miglior testo con il premio Lunezia. Vincitore del festival nel 1992 con il brano Portami a ballare, Barbarossa è alla sua nona partecipazione a Sanremo. Sentiamo. La scelta del dialetto, il timore è sempre quella che un dialetto possa escludere chi non appartiene a quell'area linguistica, mentre questo è un dialetto che vuole includere, anche perché il romano non è una lingua come può esserlo il siciliano, il piemontese, è una inflessione, un accento. Quindi questo è un dialetto che vuole includere e che è comprensibile a tutti. Però ho scelto la strada del dialetto perché racconto delle storie molto intime. Il dialetto è la lingua dell'intimità,
è la lingua che usi quando scherzi con gli amici, è la lingua, è il suono dei vicoli, delle strade della tua città dove sei cresciuto, ma dove sono cresciuti anche i tuoi genitori, i tuoi nonni, quindi è il suono che hai sempre ascoltato. E poi Roma è di tutti, perché mi permetto di dire che la bellezza è di tutti e dobbiamo in qualche modo preservarla, insomma, far sì che tutti ne possano godere. A Roma ci si nasce, a Roma e si è romani, ma romani si diventa anche arrivando da fuori, perché Roma è da secoli una città dell'accoglienza, è abituata forse prima di quanto non si sia abituato, poi tutto non si stia abituando, a volte anche male purtroppo, il nostro paese ad accogliere, è abituata a vedere di tutto. Da imperatori a papi, a pellegrini, a visitatori, a turisti o a intellettuali che hanno scelto Roma come residenza per raccontare le loro storie e per liberare la loro creatività. Quindi Roma è di tutti, è un senso appunto di abbraccio. Sono certe cose che si possono dire solo in dialetto, anche le battute. Le battute fanno sempre più ridere in dialetto, quando le traduci in italiano poi alla fine tutti rimangono un po' perplessi. Tu prova a dire: a me piace il blues e tutti i giorni lo devo cantare. Invece a me mi piace il blues e tutti i giorni ce la canta. Cioè ti mettono subito in un mood diverso, in uno stato d'animo diverso. Luca, una scelta coraggiosa di presentarti a Sanremo con il brano in dialetto romano? Ma forse sì, perché non era mai accaduto in realtà un brano romano in gara al festival, quindi sì, se non l'ha fatto nessuno vuol dire che è proprio una botta da matto, insomma. Saresti contento alla fine se? No, io sono contento di essere qui a presentare un album particolare che è Roma è di tutti, e il fatto che mi abbiano dato questa possibilità per me è già una stravittoria, bellissimo. Scusate, però bellissimo. Dobbiamo andare. Al teatro Ariston abbiamo poi incontrato Bungaro e Pacifico. I due cantanti sono in gara insieme ad Ornella Vanoni. Il loro brano dal titolo Imparare ad amarsi ha un testo molto significativo. Sentiamo cosa ne pensano gli interpreti. Allora, com'è nata la vostra collaborazione? Beh, è nata in maniera molto spontanea e naturale. Il pezzo è arrivato a Claudio Baglioni, è piaciuto moltissimo. E poi di conseguenza l'ha ascoltato Ornella. E poi è nata questa bellissima idea di portare gli autori sul palco, io, Gino e Cesare Chiodo e Antonio Fresa. Come notate siamo in quattro, ognuno con un ruolo diverso, e ad onorare questa bellissima voce, forse una delle più belle voci della nostra canzone italiana, che è Ornella Vanoni. Bisogna imparare da mai, sì, un testo molto importante, con un messaggio importante. Sì, è un... ci sono un po' di inviti disseminati nelle frasi, ci sono delle... Il fatto che li canti Ornella principalmente, ma anche Tony, noi insomma abbiamo un'età media alta, che in questo caso l'anagrafe gioca bene, cioè è un favore, è un vantaggio per poter dire, cioè questo sguardo alla fine, avendo passato tutti, ognuno le proprie tempeste, andando avanti e così, c'è uno sguardo rasserenato, in qualche modo io sento che è un pezzo di grande incoraggiamento, si possono affrontare le avversità e andare avanti, amarsi, amare l'altro e anche magari perdonarsi. E le vostre impressioni di ieri sera, com'è andata? Appunto, una cosa strana è che vediamo pochissimo l'esibizione, però noi ci siamo emozionati moltissimo, la sensazione è che sia arrivata questa grande emozione. Sì, vero? È vero, questa è la cosa più bella, emozionarsi e emozionare gli altri. Sembra retorico, ma oggi è come dire la parola semplice, oggi essere semplice è difficile, emozionarsi è difficile, e credo che qui ci sia stata l'energia giusta tra di noi per aver portato questa canzone con Ornella. Siamo molto felici, ciao! Ieri si sono esibiti anche Annalisa e Renzo Rubino con i brani rispettivamente Il mondo prima di te e Custodire. Sentiamo quali sono state le loro prime impressioni della serata. Annalisa, bella esibizione ieri sera, molto coinvolgente. Grazie, sono contenta, ero molto 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 emozionata, ero anche la prima, però ero felicissima di salire. Sei stata la prima a salire sul palco, prima di te c'era Fiorello, insomma... Grandi ascolti per la serata di ieri, sei stata avvantaggiata da questo punto di vista?
Ma boh, speriamo, non lo so, io ho fatto del mio meglio, era difficile, era una responsabilità essere la prima, grossa, e quindi questa è stata una difficoltà, però è anche bellissimo essere la prima, quindi sono veramente molto contenta. Sei nella fascia blu, quella giusta, quella importante. Io l'ho scoperto stanotte, perché dopo che ho cantato, basta, per me è finito tutto e... devo dirti che la cosa importante per quanto mi riguarda è fare sempre meglio sul palco, far arrivare al meglio la mia canzone. Sono felicissima di aver saputo di essere nella zona blu e questo è un di più, è un bellissimo regalo, qualunque cosa oltre le buone esibizioni. Allora, sei soddisfatto di come è andata ieri sera? Molto soddisfatto e sono contento, ho avuto paura anche dopo l'esibizione. Stamattina una persona però mi ha detto che la paura è un'opportunità e mi ha fatto riflettere. Effettivamente lo è. Saper gestire le proprie paure e prendere il meglio da questa sensazione. Sono contento, grandi emozioni. Il fatto che hai cantato insomma un po' più tardi... Quella è dura perché cantare più tardi è complicato e quindi ti porti dietro ore in più di tensione, però una volta saremo tra gli ultimi, una volta saremo tra i primi, quindi gestiremo tutto al meglio. Grande esibizione, bravo. Grazie, io ci ho messo tutto. In collaborazione con Conad, persone oltre le cose. Siamo al supermercato Conad City di Ospedaletti con il direttore Daniele Campagnani. Che cosa proponete alla clientela e quali sono le caratteristiche di questo punto vendita? Questo punto vendita è da sempre punto di riferimento per Ospedaletti. È stato gestito per molti anni dalla famiglia Bordo e nel maggio scorso è stato rilevato da Conad, che lo ha interamente ristrutturato e me lo ha affidato in gestione. Si tratta di un punto vendita che, pur non essendo di grossissime dimensioni, è molto fornito di tutte le tipologie di prodotti alimentari, proprio perché ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste del paese stesso. È dotato di parcheggio e c'è la macelleria assistita, la salumeria, gastronomia, tutti i reparti che possono essere necessari a soddisfare appunto le richieste. E ovviamente, visto la tendenza di questi ultimi tempi verso i prodotti salutistici, verso la qualità soprattutto, c'è un occhio di riguardo da parte nostra per cercare di dare al cliente non solo una vasta varietà di prodotti, ma che siano garantiti dal punto di vista qualitativo. Allora, un evento molto atteso anche qui a Ospedaletti è il Festival di Sanremo, anche qui registrerete un aumento di clientela? Sì, lo stiamo aspettando, già si è verificato. Non dimentichiamo che Ospedaletti è una cittadina che sente molto la stagionalità e ci sono molti turisti d'estate e molti di questi in questo periodo approfittano per venire a Sanremo proprio perché il festival è un avvenimento di richiamo anche per loro e di conseguenza siamo pronti ad accoglierli anche in questa settimana perché sicuramente ne arriveranno numerosi. Conad, persone oltre le cose. Anche quest'anno un festival con numeri impressionanti dal punto di vista dell'impegno tecnico. 4 set fissi e 2 mobili, più di 20 km di cavi, 9 telecamere HD e una telecamera aerea su cavi. Dietro le quinte lavorano 290 tecnici. La preparazione dell'evento è iniziata il 28 dicembre. Ma senza tutti gli appassionati che lo seguono, questo evento non potrebbe esistere. E anche quest'anno i commenti dei giornalisti, ma soprattutto degli ascoltatori, sono positivi. Siamo a questo proposito andati a chiedere il commento delle persone e la loro opinione su questa nuova edizione condotta da Baglioni, Favino e La Hunziker. Signora, lei ieri sera ha guardato il festival? Sì. Le è piaciuto? Sì, moltissimo. Chi le è piaciuto di più? Ma diciamo che abbiamo guardato fino a metà.
Comunque è bello, sì. All'inizio l'abbiamo visto molto bello. Come diciamo presentazione bellissima, la Hunziker è sempre forte, è inutile star lì a dire, però anche Savino e tutto, diciamo, ci è piaciuto anche l'anno scorso, ma meglio di tanti anni fa. Signora, lei ieri sera ha guardato il festival? No, non sono andata. Lei è andata? Io sono andata stasera. L'ha guardato in TV? Ho guardato in TV, mi è piaciuto molto Francesco Moro e quell'altro che... E poi molto la Hunziker, Claudio Baglioni, vabbè, sono le canzoni fantastiche, Fiorello, ho guardato e diciamo che sono grandi tutti quanti. Spero che stasera mi diverto con altri personaggi, perché non so che c'è Pippo Baudo, comunque grandi, Lagerini, tutti, Stefania Sandrelli, ho visto la fine, bellissimo. Chi le è piaciuto di più? La coppia Irma Almetta con l'altro. Secondo lei vinceranno loro? Si dice così, ma non lo so. I conduttori le sono piaciuti? Sì, sì. Anche se mi piacevano più giovani. Ho guardato il festival e diciamo in generale è stato abbastanza bello, nel senso che le canzoni sono belle, però c'è un po' di malinconia. Comunque io ho fatto una scaletta, una votazione per ogni canzone e diciamo Ron ho dato 10 come punteggio. E Moro, Fabrizio Moro e Malmetta ho dato 7. Poi ho dato 10 a, diciamo, a tanti altri, però diciamo la Noemi è caduta un po' in basso, nel senso, è caduta in basso. E, però come musica è bella, non c'è mordente in queste canzoni. Poco. Perché stavamo in giro. Idem, stavamo in giro, volevamo vedere Gianni Morandi e quindi stavamo in giro. Per televisione lo vedo sempre, quindi lo volevo vedere da vicino. Avete dei cantanti preferiti? Gianni Morandi per me. Mi piace Annalisa. A lei piace Annalisa? Sì, Annalisa sì. Anche lei non sta guardando perché è in giro a caccia di autografi? No, vista. No, va bene, quel poco che abbiamo visto è stato un bellissimo festival e niente, tutto organizzato, il conduttore è stato bravissimo, niente da dire di questo festival, devo dire, è stato quel poco che abbiamo visto, è stato bello. Voi da dove venite? Da Napoli. Mi è molto piaciuto. Belli attori, belli artisti, canzonisti, mi è piaciuto veramente. Ha un cantante preferito? Cantante preferito? Come si chiama questa? Luca Barbarossi. Sì, l'ho visto. Cosa le è piaciuto di più? Le canzoni, a Fiorello. Ma le canzoni, specialmente quelle di Ermo Almeta e Fabrizio Moro e quella di Annalisa. No, non ancora. Sì, Fabrizio Moro deve vincere, la canzone è più bella. Interessantissima proprio, che parla degli attentati, merita. Il Red Carpet Show di Gianni Rossi è un evento immancabile che anima il festival per 5 giorni davanti all'ingresso del Teatro Ariston. Vediamo quindi la sfilata dei 20 cantanti. Grande Ron! Ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo. No. Mia zia, eccolo qui, signori, un grande applauso, pubblico! Ci siamo, vediamo chi sarà il prossimo protagonista, i prossimi protagonisti che arriveranno qui
mentre il teatro Ariston, che percorreranno chiaramente il magico red carpet. Benvenuti, fotografi, presentate dove siete, girate da questa parte. Anche di qua, ragazzi. Inchino per il pubblico, vorrei fare un applauso, ragazzi, e le storie attese, eccoli qui. Ragazzi, ben arrivati sul mercato, bel applauso, bel applauso, bello, 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 facciamo sentire l'entra di Sanremo. Mercanti, pirati, ladri ed emozioni, diremo adesso basta, ma non cambieremo, perché Sanremo è... Ciao, come è benvenuta? Guarda dove sei, qui, adesso ci diversi con fotografi. Guarda, ti ricordo, ok? Un sorriso anche verso il pubblico, perché stanno aspettando il tuo momento, un tuo sguardo. Eccola qui. Qui, esatto, perfetto. Ah, i fotografi! I fotografi, guardate pure i fotografi. Ciao amici. Signori, Riccardo Togli. E facchinette, noi lo ritiriamo un secondo, lo ritiriamo un secondo. Molto bene, fammi dove siete. Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose. Però ciao, ritornello scende. Ed eccoli qua, signori, qui partiamo. Sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo. No, Sanremo è una località bellissima da visitare ancora di più in questi giorni di grande fermento. Tra i luoghi da non perdere nella città dei fiori c'è sicuramente Via Matteotti, che omaggia il Festival della Canzone con delle targhe con i nomi di tutti i vincitori del festival. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il... Anche Sanremo ha la sua passeggiata dei famosi, si trova in via Matteotti ed è costituita dalle targhe con i titoli dei brani vincitori dei Festival della Canzone Italiana, a partire dal 1951 al 2017, accompagnati dai nomi dei relativi interpreti. Sono collocate in direzione del Casinò, posizionate subito dopo il Teatro Ariston, dove la strada diventa completamente pedonale, meglio conosciuta come la Via dello Struscio. Cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. Le placche in bronzo sono sistemate l'una di seguito all'altra e gruppi di massimo 5 elementi, orientati alternativamente verso monte e verso valle. L'ultima placca sistemata di recente è quella che celebra la vittoria di Occidentalis Karma di Francesco Gabbani, vincitore della scorsa edizione canora. All'incrocio con via Escoffier invece c'è la statua in bronzo di Mike Buongiorno, presentatore di 11 edizioni del festival. Il conduttore è raffigurato nel suo tipico gesto di saluto con in mano una cartellina con su scritto Allegria. Quindi attraverso le targhe, passeggiando per alcuni metri, è possibile ripercorrere la storia del Festival della Canzone Italiana. La promenade con le targhe con i titoli delle canzoni vincitrici dei Sanremo mostrano in modo imperativo gli anni d'oro dei festival. Ora aspettiamo di conoscere quale titolo di canzone e quale nome di cantante verrà inciso sulla prossima targa 2018. A
Al Festival di Sanremo è protagonista anche un personaggio rappresentativo della Liguria. Si tratta del leader dei Buio Pesto, Massimo Morini, recordman di presenze come direttore d'orchestra e direttore tecnico. Tra le figure che sono ormai diventate storiche al Festival di Sanremo c'è sicuramente quella di Massimo Morini, il leader dei Buio Pesto, la band dialettale ligure. Massimo Morini quest'anno infatti calca il palco dell'Ariston per il 28esimo anno consecutivo, un vero e proprio record di partecipazioni alla Kermesse Canora in qualità di direttore d'orchestra e direttore tecnico. Morini ha diretto l'orchestra in ben 12 edizioni per 19 artisti, iniziando nel 1995 con la cantante Mara, quando a soli 27 anni fece il record di più giovane direttore d'orchestra nella storia del festival. In questa edizione Massimo Morini dirige l'orchestra per due artisti in gara a Sanremo Giovani, Alice Caioli e Giulia Casieri, ed è il tecnico di sala per i Big Elio e le Storie Tese, Mario Biondi, Annalisa, i Decibel e il duo Enzo Avitabile e Peppe Servillo. Con Massimo Morini al festival è presente anche la Liguria e la solidarietà che ha sempre contraddistinto il lavoro dei Buio Pesto. Ed è tutto anche per lo speciale di oggi, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani alla stessa ora con tante altre novità dal 68esimo Festival della Canzone Italiana. Buona serata! In collaborazione con Nessun Uomo è un'isola. E neanche un supermercato lo è. Noi i conti li facciamo con la realtà che ci circonda, l'entusiasmo e il futuro delle nuove generazioni, i progetti dei giovani e la vitalità dei meno giovani, lo sviluppo del territorio e della sua economia. Per noi che non siamo un'isola, comprendere viene prima di vendere. Conad, persone oltre le cose.